colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli, ragazzi, e senza birra. Finalmente abbiamo è uscito un glitch dei soldi senza birra, però i requisiti più o meno sono quasi sempre quelli, cioè bunker, centro operativo, però ora andremo a vederli. Allora, innanzitutto, ragazzi, dovremo avere tutte le attività visibili in mappa. Seconda cosa, andate in online, opzioni, e mettete sala d'attesa chiusa. Dopodiché dovremo avere la mira manuale, perché andremo ad usare il teletrasporto, quindi ci servirà la mira manuale, e dovremo essere in una sessione pubblica, ragazzi. Sì, in pubblica. A questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Come vedete, io sono in pubblica. Chiamate una LG da un garage qualsiasi, da una LG retro custom, ovviamente, quella che andremo a duplicare. Non è importante se ha la targa personalizzata o meno, perché comunque le targhe andranno a cambiare, come vedremo nel corso del video. Quindi, come avete visto, io ho chiamato dal garage del Knight, dal garage numero 2, ragazzi, ho chiamato una LG retro custom. Quindi andiamo ad aspettare questa LG retro custom. Ve lo specifico, ragazzi, l'ho chiamata dal garage del Knight numero 2, che poi sarà il garage in cui andremo a trovare il nostro clone. Quindi entriamo nel bunker con l'auto che vogliamo duplicare. Il com, ragazzi, deve essere vuoto, deve essere, non lo so, io l'ho fatto così, andava così, e quindi non mi sono messo lì a cercare altre cose, insomma, a vedere se funzionava in un modo o funzionava in un altro. Ho visto che funzionava benissimo così e l'ho fatto così. Quindi a questo punto lasciamo l'auto che vogliamo duplicare qui, apriamo la mappa, schiacciamo il tasto pad e ci teletrasportiamo al nostro CEO, ragazzi, o nel punto più vicino al vostro CEO. Io qui non stavo neanche giocando con il mio account, guardate un po'. Dopodiché andate in community o in un vostro amico e fate un partecipa a sessione, ragazzi, fate un partecipa a sessione anche mentre sta caricando l'attività, non è importante, anzi più veloce è e meglio è. Quindi accettiamo il primo messaggio, skippiamo il secondo, ci siamo teletrasportati, ragazzi, fin qui tutto ok. Quindi entriamo nel nostro CEO, dobbiamo entrare nel nostro CEO perché sarà lì che andremo a fare il glitch. Allora, prima ci buggavamo nel centro operativo e funziona ancora, ragazzi, questo ve lo confermo. Tutti gli altri glitch in precedenza, quelli con le birre, cazzate varie, funzionano ancora. Rockstar non sta pacciando un cazzo, forse perché sarà impegnata con l'online di Red Dead, però comunque sia non sta pacciando nulla. Allora, a questo punto, ragazzi, l'unica cosa che dovremmo fare è, in primis, non dovete essere CEO, ragazzi, dovete diventarlo quando venite qui al PC.
Allora, aprite il vostro telefono, andate su attività e schiacciate gioca attività su una che voi pensiate che non ci sia nessuno. Dopodiché premete freccia a destra e subito X per entrare nel computer, per entrare nel vostro PC, insomma. A questo punto andate su queste missioni, ne selezionate una qualunque e aspettate, ragazzi. Dovete aspettare. Che cosa dovete aspettare? Dovete aspettare un pochino di tempo che il vostro giocatore si alzi da solo. Quindi premete sempre freccetta, perché alcune volte il giocatore si rimetterà nella sua posizione, nella posizione attuale in pratica, si alzerà e si rimetterà. Quindi voi premete freccia in maniera tale da poter correre subito verso la segretaria, ma questo lo vedremo in seguito. Intanto, ragazzi, vi ricordo di passare in descrizione tutti i canali del Team Glitch, tutti i collaboratori del Team Glitch, il canale Telegram del Team Glitch, poi se andate sul canale Telegram ci sarà anche il forum del Team Glitch. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram. C'è il contest dei 15k, che vedo che non me ci volete proprio far arrivare a 15k, ragazzi, non me ne frega un cazzo. E ho aggiunto anche un link supplementare per tutti gli utenti di Android che non riescono a vedere l'iscrizione, quindi potete iscrivervi. A questo punto, ragazzi, come vedete, si è alzato, a me non si è riseduto, però potrebbe succedere che si risieda. A questo punto cancellate il messaggio che vi dà con cerchio, andate dalla segretaria o dal segretario, come in questo caso la mia ragazza qui aveva il segretario, aprite il telefono, vi mettete così, diventerete invisibili, farete un partecipa a sessione e attenderete il caricamento, accetterete il primo messaggio, skipperete il secondo, subito freccia a destra, ragazzi, anche se è irrilevante, e andrete a selezionare un veicolo Pegasus, quello che voi volete. Però io qui seleziono il Buzzard per spostarmi meglio. Scusate, raga, ma ogni tanto un cespico, mi servirebbe un goccio d'acqua, però vabbè, un'altra volta. Allora, a questo punto prendete il vostro Buzzard e avete visto quanto cazzo è buggato, ragazzi. Come vedete in basso a sinistra non abbiamo il radar, quindi siamo buggati. Prendete il vostro Buzzard e vi dirigete al vostro nightclub. Quindi una volta al nightclub, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è andare nel vostro garage, dove avete le auto LGRH8 da come si dice, da sacrificare, insomma, no? Quindi ricordatevi, io sono entrato qui nel B3, ma è irrilevante, ragazzi, io perché qui avevo tutte queste LG. A questo punto, ragazzi, che cosa succede? Allora, alcune volte, ve lo spiego, alzate il telefono e mettete la mappa. Alcune volte, ragazzi, vi farà usare il teletrasporto e alcune volte vi sbatterà fuori dal nightclub. Qui, in questo caso, mi dice che l'attività non è disponibile. Io qui vado per selezionare l'attività e come vedete da messaggio mi dice che l'attività non è disponibile, quindi automaticamente cancello io sto cancellando, sto tentando e come potete vedere automaticamente mi sbatte fuori dal nightclub. Se invece lo fate con l'entrata del nightclub, ragazzi, potrete anche fare il teletrasporto. Anche qui alcune volte funziona, ma non sempre. Vi sbatterà fuori, farete il teletrasporto, ragazzi, vi teletrasporterete nuovamente al bunker. Io qui faccio un partecipa a sessione dalla community, accetto il primo, cancello il secondo. Come vedete, ragazzi, non ha neanche caricato l'attività. Mi trovo vicino al bunker e sono pronto per poter entrare nel bunker. Quindi a questo punto entreremo nel bunker e ci sarà la nostra auto, quella che abbiamo lasciato inizialmente, nel bunker. Ragazzi, ho cercato di lasciare il video più integrale possibile nei punti salienti in maniera che voi capiate più che altro.
cercando di non impicciarvi troppo il cervello, non l'ho fatto per la per farlo più lungo, anzi me ne sbatte proprio la minchia. Quindi qui abbiamo la nostra auto. Io adesso qui vi faccio vedere la targa, ragazzi. Vedete? La targa è 873 finale, mi sembra. Scusate, ma in fase di editing non riesco a vedere molto bene le targhe. E a questo punto abbiamo la targa cambiata, 188. L'unica cosa che dovremo fare è mettere il veicolo dentro il centro operativo mobile. E una volta messo il veicolo dentro il centro operativo mobile, potremo tirarlo tranquillamente fuori dal nostro centro operativo mobile, perché sarà pronto, duplicato e nostro. Il glitch, diciamo che è abbastanza semplice, ragazzi. Io non credo che troverete difficoltà nel fare questo glitch. Voglio dire, dai, raga, avete fatto glitch ben peggiori di questo. Questo veramente è una cagata. Quindi adesso l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è tornare a fare il glitch. Andrete di nuovo a buggarvi, ma io in questo caso non lo farò. Andrò all'entrata del night, ragazzi, cioè al night, e vi farò vedere dove è andata a finire l'auto che stava qui. In pratica l'auto che stava qui, ragazzi, è ritornata dove si trovava inizialmente. Cazzo santo, non c'è un'attività vicino al night, però va bene, prendiamone una. Nuovamente teletrasporto, partecipa a sessione, usciamo dal, accettiamo il primo, cancelliamo il secondo. Come vedete, neanche l'attività ha caricato. E una volta che saremo qui, ragazzi, siamo pronti o per ripetere il glitch o per andare al night. Ragazzi, io adesso qui vado nel night e vi faccio vedere che l'auto che avevo chiamato dal night al garage numero 2 è tornata nel garage numero 2. Ricordatevi la targa che era 873, se non mi sbaglio, ragazzi, ve la faccio rivedere. E il glitch è fatto, ragazzi, il glitch è fatto, e potete continuare a duplicare con questo metodo. Detto questo, spero che il glitch vi sia piaciuto, spero che apprezziate il mio lavoro, perché ci ho messo un pochino per fare questo video. Un saluto a tutti, ragazzi, e al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.